Il collegio di merito Ferrante d'Aragona è in realtà 600 posti letto in 150 alloggi tra centro e periferia, a ridosso delle sedi universitarie, a sostegno dell'edilizia studentesca. La giunta comunale ha approvato la delibera con lo schema di atto costitutivo e statuto e sarà gestito dall'omonima fondazione. Si tratta di un ente di diritto pubblico di cui fanno parte il comune, l'università e il Gran Sasso Science Institute. Soddisfatto il sindaco Biondi per questo passaggio realizzato con l'assessore al patrimonio Fausta Bergamotto. È un lavoro iniziato almeno un paio di anni fa insieme all'Università di Gran Sasso Science Institute nell'ambito di quel progetto dell'Aquila città della conoscenza, l'Aquila città dei giovani, l'Aquila città della formazione in grado di generare o di sublimare talenti, quelli dell'Aquila e quelli del territorio. E per dare compiutamente forma a questa vocazione, a questo obiettivo, abbiamo deciso di iniziare il percorso che ci porterà, speriamo, al riconoscimento del collegio di merito. Per il momento abbiamo approvato in giunta lo statuto e l'atto costitutivo della Fondazione Ferrante d'Aragona, che sarà poi il soggetto che gestirà questo grande patrimonio edilizio post-sisma. Parliamo sia di alloggi equivalenti, quindi quelli ereditati dal comune, sia di progetto case, che da zavorra, utilizziamo questo termine perché oggi sono un centro di costo importante per il comune, diventano risorse intanto perché vengono messe a reddito, ma poi soprattutto perché funzioneranno da attivatore di una serie di dinamiche sociali nel centro storico e non soltanto nel centro storico, che saranno, io credo, importanti per la rinascita della città dell'Aquila. Il progetto è finanziato con i fondi Restart, con 4,3 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno 50.000 euro versati di Università e Gran Sasso Science Institute, e punta a far nascere una residenza diffusa, sfruttando gli appartamenti entrati a far parte del patrimonio immobiliare. Queste strutture, oltre alle funzioni residenziali, dovranno garantire una serie di servizi culturali, didattici, ricreativi e sportivi, dovranno offrire agli studenti assistenza tutoriale personalizzata, corsi integrativi a quelli accademici e scambi con l'estero. Dei 600 posti, 400 saranno coperti da borse di studio per gli studenti meritevoli, mentre per i restanti 200 i beneficiari dovranno pagare un canone calmierato. A scegliere la localizzazione degli appartamenti sono stati l'Università e il Gran Sasso Science Institute. Saranno usate anche una piazza del progetto case di Roio 1 e 200 appartamenti a Pettino. Ad accedere al collegio, che sarà operativo dal prossimo anno accademico, pandemia permettendo, saranno gli studenti di Univac e Gran Sasso Science Institute, ma anche dell'Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio Casella.